Giornata importante oggi a Fondazione Agrion dedicata alla transizione ecologica. Abbiamo toccato molti temi, i relatori si sono lanciati in analisi che hanno toccato diversi aspetti della transizione ecologica, ma tutti legati da questo filo rosso che porta a sostenere con forza che la sostenibilità ambientale deve necessariamente andare d'accordo a braccetto con la sostenibilità economica. Questo è fondamentale. Gli strumenti che abbiamo a disposizione, che si mette a disposizione l'innovazione tecnologica, sono tanti, sono da mettere a punto, e questo è il ruolo di enti come Fondazione Agrion, che si occupa di ricerca e sperimentazione applicata, per cui convoglia quelle che sono le esigenze della base produttiva, per andare a ottimizzare quelli che sono i dettami dell'agricoltura tecnologica, che può veramente dare una grossa mano. Qualche esempio: Fondazione Agro è impegnata nei quattro centri a livello di innovazione varietale a selezionare materiali che presentino delle rusticità, delle resistenze ai principali patogeni, per cui abbiamo già in pieno campo degli impianti pilota che sono felicemente dimostrativi di queste performance, ovvero permettono di ridurre l'uso di agrofarmaci in modo davvero importante, anche del 60-70%. Risultati importanti che però si devono accompagnare a una continua crescita tecnologica, perché questi risultati non sono stabili, sono dinamici. I patogeni mutano, per cui queste resistenze possono mutare. Abbiamo bisogno delle nuove tecnologie del miglioramento genetico che ci permettono di rendere più veloci questi processi, che ci permettono di introdurre sempre nuove fonti di resistenza all'interno dei nuovi materiali. Lo stesso per quanto riguarda tutta la parte di monitoraggio: oramai siamo in grado di utilizzare i droni, riusciamo a elaborare delle informazioni che ci arrivano dai satelliti. Abbiamo munito le piante di tutta una serie di sensori che ci indicano lo stato di salute delle piante. Questo è molto importante per andare a calibrare bene quelle che sono le esigenze delle colture, in modo da ridurre il fabbisogno idrico, ridurre la quantità di fertilizzanti che sono necessari e ridurre la quantità di agrofarmaci che devono essere utilizzati per la difesa delle colture.